qui, eccola. No, è buio, no. Ho ripensato. E perché? Perché è notte, rimandiamo a domani mattina. Ma no, di notte. Non è possibile, non è per me, per la reputazione, ci vedono. Ma che c'entra? Ah sì, ti piacerebbe a te, domani si sparge la voce in paese. Ci vedono, dicono, quelli lì sono due vasi di notte. Ti piacerebbe a te essere chiamato una vasa da notte? Totò, alias Felice Sciosciamocca, ci aveva pensato nel lontano 53 all'evasione più classica del mondo, la fuga attraverso le sbarre della cella. Chissà se i due romani detenuti a Rebibbia si sono ispirati alla pellicola Un turco napoletano per progettare l'evasione messa a segno ieri. Hanno aspettato il buio, loro sì, senza remore sulla definizione evasi di notte. Hanno segato le sbarre e si sono calati dal secondo piano annodando le lenzuola. Facile come bere un bicchier d'acqua, anche scavalcare le mura del penitenziario alla periferia della capitale, sfruttando un gancio nella recinzione che sembrava piazzato lì apposta. Gianpiero Gattini e Sergio Di Palo, questi i nomi degli evasi che ora le forze dell'ordine cercano in tutta Italia, due romani con svariate condanne alle spalle per rapina, lesioni, furto e ricettazione. Il fine pena fissato al 2018, la libertà se la sono ripresa con considerevole anticipo. Mai visto cose simili? Io protesterò a vostri superiori. Mai vista una cosa del genere, si diceva in Guardie e Ladri, e invece già nell'86 lo stesso penitenziario di Rebibbia aveva fatto da scenografia una fuga clamorosa. Due pericolosi detenuti avevano letteralmente preso il volo aggrappandosi a un elicottero della Croce Rossa. E poi più recentemente Varese, Regina Coeli, di evasioni è ricca la storia del nostro sistema carcerario come quella delle produzioni hollywoodiane. Io forse ho trovato un modo per uscire. Tema serissimo, in realtà, quello della sicurezza, che risente dei continui tagli al personale penitenziario, dei pochi fondi a disposizione di chi dovrebbe sorvegliare strutture spesso vecchie e poco sicure. I due evasi a Rebibbia erano ospitati nella terza casa circondariale, padiglione a livelli bassissimi di sicurezza, denunciano oggi i sindacati di polizia penitenziaria, dove non ci sono neanche sentinelle fisse sui muri di cinta. Questo episodio, hanno detto, decreta il fallimento del sistema di vigilanza recentemente messo a punto dai vertici del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria.